Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis ed oggi parliamo di lui fondamentalmente, ovvero Young Sephiroth. È uscito finalmente e a differenza di quello che si poteva pensare è stato reso un DPS magico che ha tutta, diciamo, pensandoci, no, con la mente lucida, con la mente a freddo, è comunque un'ottima idea, è un'ottima cosa soprattutto per tutti i giocatori, perché avere un personaggio comunque identificabile come DPS magico è utile in questa situazione. Avere un altro DPS fisico oltre a Cloud, che in questo momento è predominante nella scena di gioco, sarebbe stato una ridondanza, sarebbe stata una grossa ridondanza, e quindi Sephiroth utilizzato come DPS magico può effettivamente essere una ottima idea, un'ottima strategia anche per ovviamente avere un team variegato, quindi riuscire ad avere comunque un DPS fisico, un DPS magico e poi Zac, che fondamentalmente è un ottimo ibrido, quindi poterlo collegare magari o in un team o nell'altro, in base ovviamente a quello che vi serve. Per quanto riguarda invece il banner che abbiamo a disposizione e i banner che invece abbiamo a disposizione all'interno del gioco, abbiamo un banner speciale dove appunto si potranno effettuare fino a un massimo di 3 multisummon con le gemme comprate, in questo caso per ottenere le armi di Sephiroth, 5 stelle garantita, quindi una o più 5 stelle garantite di Sephiroth, che è comunque una grandissima offerta per chi ha la possibilità comunque di avere delle gemme comprate, dei ticket che invece vengono dati per Sephiroth, che come potete notare io ne ho presi già diversi, perché comunque ne vengono dati veramente tanti nel momento in cui si ha la possibilità di far crescere il personaggio tramite il pannello di crescita, quindi tramite il pannello di growth. Non so voi a che livello l'avete ricevuto Sephiroth, però io per esempio l'ho avuto già a livello 24. Non so se è stata una cosa dovuta al fatto che avessi tutti i personaggi già maxati e quindi mi hanno fatto una sorta di calcolo, o se effettivamente tutti quanti hanno ricevuto Sephiroth allo stesso livello, però io l'ho già ricevuto a livello 24, lo sto livellando un pochettino, perché voi questo video lo vedrete la mattina, mentre invece di pomeriggio vi ricordo che saremo in live sul mio canale Twitch, faremo una maratona addirittura dove parleremo di Sephiroth, pulleremo le armi di Sephiroth e poi ovviamente guarderemo la storia nuova, il capitolo nuovo di Sephiroth, e poi ci dedicheremo invece alle coop di Ifrit, visto che sono state aggiunte appunto anche le coop di Ifrit. Detto questo, vi parlo del banner perché penso che ovviamente la vostra, il vostro interesse principale sia quello di pullare nel banner. Due personaggi ovviamente sinergici in questo caso, sia Young Sephiroth che Lucia Lin, che ottiene ovviamente un'altra arma che sinceramente non mi aspettavo di vedere in questo banner, che però sinergizza molto bene con Young Sephiroth. Lucia in questo caso ottiene un'arma che comunque effettua danni che diminuiscono la resistenza al ghiaccio, mentre invece Sephiroth effettua la Aerial Frostblade, che è questo attacco che vedete adesso su schermo, che è un attacco magico elementale di tipo ghiaccio. Quindi nel momento in cui l'arma in banner in questo caso risulta essere un'arma magica, capite benissimo che Sephiroth è un personaggio magico, e vi dico questo anche in fattore delle sue armi. Infatti se noi andiamo a vedere le sue armi praticamente che sono state rilasciate, abbiamo l'arma in Featured che, come potete notare, effettua danni magici di tipo ghiaccio, l'arma che invece ci è stata regalata in questo caso, che si chiama la Nameless, che praticamente diminuisce la difesa magica del nostro avversario, e tra l'altro è un'abilità che consuma solo 2 barre ATB, quindi veramente comoda per buildare fondamentalmente il nostro Sephiroth come debuffer magico e allo stesso tempo DPS magico. Infatti
la Nameless sarà sicuramente una delle armi che consiglio di pullare per Sephiroth, insieme ovviamente alla sua arma principale che effettua danni magici di tipo ghiaccio. E poi abbiamo diverse armi che ovviamente permettono al personaggio di Sephiroth di essere buildato anche in maniera diversa. Però ovviamente, come vi ho sempre spiegato e come vi ho sempre detto, un personaggio nasce comunque con una natura predominante. La natura predominante di Sephiroth è senza ombra di dubbio quella da DPS magico. In questo caso abbiamo anche un'ottima arma fisica, in questo caso che effettua danni a tutti, praticamente a tutti i nemici, danni fisici non elementali, che potrebbe anche essere un'alternativa per chi vuole un Sephiroth come DPS, però come arma fisica, come appunto danno fisico AOE, abbiamo soltanto quest'arma, quindi in realtà non la consiglierei più di tanto. Poi abbiamo un'altra arma ottima, che secondo me può essere utilizzata come sostituzione alla Nameless, qualora ovviamente il nostro avversario non possa subire debuff di difesa magica, ovvero la Onibi, perché praticamente ci consente di incrementare il nostro potere di attacco magico, ci consente di ottenere anche regen a noi stessi, e quindi diciamo è un'ottima arma per permetterci comunque di avere un Sephiroth sempre al top della condizione. Arma che buffa se stesso, che in realtà negli altri personaggi ne abbiamo poche, ne abbiamo veramente pochissime. Però in questo caso avere un'arma che comunque buffi il nostro potere magico è sicuramente utile. Inoltre, se notate bene, le Refined Abilities praticamente sbloccano un boost HP e un boost di Ability Potencies, che sono comunque due statistiche eccezionali per quanto riguarda le Refined Abilities, e utilizzata come arma secondaria è sicuramente valida. Poi abbiamo la Prototype Crimson Blade, che sblocca Fire Aga, magia comunque AOE di tipo fuoco, un po' come tutti gli altri personaggi. Abbiamo poi le magie elementali AOE, la Alloy Sword, che invece sblocca Fandaga, poi la Mithril Type Zero Katana, che aumenta praticamente la difesa fisica, quindi questa è un'altra arma di buff personale che però sinceramente non consiglierei a prescindere, perché comunque boost di HP, boost di abilità magica a noi sinceramente non ci interessa più di tanto in questo caso. E poi abbiamo infine la Shira Blade Model 1, che è praticamente l'arma con il moltiplicatore più alto, perché abbiamo un 500% sempre di danni magici però non elementali. In questo caso abbiamo boost di attacco magico fisico, che potrebbe essere interessante, e il boost di Ability Potencies, che però non ci interessa più di tanto. Secondo me le armi migliori da poter pullare in questo caso per Sephiroth sono ovviamente la sua arma banner, la sua arma limited che sblocca l'Aerial Frostblade, con potenze di attacco magico ghiaccio, cioè con boost di attacco ghiaccio e boost di attacco magico, che sono assolutamente statistiche eccezionali. La Nameless, che potrebbe essere interessante per abbassare la difesa magica, oppure come seconda scelta, come alternativa, la Onibi, che è molto valida per incrementare il nostro attacco magico, quindi direi molto molto valida. Anzi, in questo caso io già mi setto praticamente i miei piti, anzi aspetta, mi sa che ho sbagliato, no, questa qui è la Onibi, giusto? Sì, ok, così io già mi setto praticamente i miei piti, che come potete vedere ho settato praticamente con la Nameless, da ottenere magari in più copie, la Murasame di Cloud, che ovviamente tentiamo di portarla più su qualora ci fosse la possibilità, la Onibi di Sephiroth, la Prime Number di Matt, perché vi ricordo che comunque Young Sephiroth fa parte dei personaggi di First Soldier, e io tra i personaggi di First Soldier non ho un curatore, e quindi Matt potrebbe tranquillamente svolgere quel ruolo. E poi la Fairy Tail di Eris, perché vorrei incrementare l'overboost di quest'arma e permettere ad Eris di diventare più forte, soprattutto con le cure. Quindi diciamo che i miei 5 piti, chiamiamoli così, saranno sicuramente questi, per avere la possibilità in generale di trovare armi che mi servono. Qualora dovessi trovare una copia comunque della Prime Number, cambierò il piti, metterò qualcos'altro, però questo è un altro discorso. Per quanto riguarda il banner, ovviamente sì ragazzi, si pulla, in questo caso si pulla,
non perché comunque ci sia Sephiroth, che comunque è un nuovo personaggio e quindi va buildato almeno un minimo, ma semplicemente perché Sephiroth è un DPS magico. È un DPS magico e a noi serve. A noi serve perché diciamo che tutti i personaggi che abbiamo finora all'interno del gioco sono prevalentemente ibridi o comunque sono dei personaggi che non hanno una grossa potenzialità di attacco magico, mentre invece Sephiroth, grazie alla possibilità di potersi boostare da solo il suo attacco magico, prende un vantaggio non indifferente, senza considerare il fatto che la sua skin sblocca un boost di attacco magico e il Frostblade Arcanum, che è praticamente lo stesso buff che ottiene Cloud con la sua skin per il potenziamento delle abilità tuono. Quindi Sephiroth è ovviamente un personaggio DPS magico di tipo ghiaccio, quindi mettiamocelo in testa. Molto comodo ovviamente per Ifrit, infatti diciamo che il tutto è praticamente perfettamente calzante, no? Perché appunto abbiamo un personaggio nuovo, forte col ghiaccio, che ci consente comunque di poter combattere Ifrit in modo più semplice, ci consente comunque di poter farmare Ifrit in modo più facilitato. E ovviamente Lucia, che entra in combo in questo caso con Sephiroth, perché abbassa la resistenza al ghiaccio del nostro avversario. Quindi questa è comunque una cosa molto molto interessante. Detto ciò, sì, ripeto, il banner si pulla proprio per questo motivo. È un ottimo banner, sia per ovviamente le armi di Sephiroth, ma in generale se dovete fare degli overboost alle vostre armi, questa è davvero un'occasione molto ghiotta. Altra cosa che vi ricordo è di potenziare Sephiroth nel pannello di Growth, perché potenziando Sephiroth in questo pannello di Growth riceverete i ticket per ottenere altre armi e quindi di conseguenza riuscire in un modo o nell'altro ad ottenere diverse armi. Qui si otterranno praticamente tutte le armi di Sephiroth tranne l'arma infeatured, la Edged Wings, che è esattamente l'arma banner che non potrà essere trovata all'interno di questo banner. Infatti, come potete notare, abbiamo tutte le altre armi tranne giustamente l'arma banner, che è esclusiva di quel pool. Detto ciò, per concludere il video in bellezza, facciamoci una multi da 10, le altre invece le faremo in live, perché vi ricordo che oggi saremo in live a partire dalle 3-4 del pomeriggio, ma penso più alle 3 del pomeriggio. Inizieremo a pullare, inizieremo a commentare il personaggio di Sephiroth, ne parleremo insieme, avremo modo comunque di vedere il suo capitolo e poi dedicarci alle coop di Ifrit per farmare ovviamente le sue armi. Allora, vediamo qua intanto se almeno questa pull esce qualcosa di carino, perché dalla partenza non sembra un granché, però, e invece sì, ottimo. Arma 5 stelle, almeno ho una seconda arma 5 stelle di Sephiroth, almeno, perché per il momento non ho altre armi, ho soltanto l'arma che ci hanno regalato, ovvero la Nameless, mentre invece in questo caso almeno ne abbiamo un'altra, quindi vediamo che cosa, a meno che non mi spunti già una copia della Nameless, che potrebbe essere interessante, però preferirei ovviamente avere altro. Nel frattempo stiamo ottenendo tutte armi di Sephiroth 3-4 stelle, che giustamente fanno parte della collezione, cosa che ovviamente non ci interessa più di tanto, perché vi ricordo che ovviamente il prezzo sono le armi 5 stelle. Vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Ah, quella la Glyred, quindi DPS fisico anche, Sephiroth con danni AOE fisici. Oddio, non è una brutta cosa in realtà, perché magari in qualche altro stage potrei sfruttarlo come DPS fisico, però va bene, non era una dei miei piti, perché non era una dei miei piti, però ovviamente danno a tutti i nemici fisico, sinceramente, non è male, non è male. Ok,
Detto questo, ragazzi, vi auguro buona fortuna con le pull, vi aspetto in live su Twitch ovviamente oggi pomeriggio, spero ovviamente di potervi aiutare e di poter stare in compagnia nel fare le coop e poterci passare un pomeriggio insieme. Detto ciò, vi aspetto, vi auguro buona fortuna e come sempre ci becchiamo con i prossimi appuntamenti. Bye bye.